fa ingresso in sala il Presidente del Senato. Ha inizio la presentazione in anteprima del docufilm Figli del Destino. Prende la parola il Presidente del Senato per un indirizzo di saluto. Buon pomeriggio a tutti. Autorità, signore e signori, saluto e ringrazio per la presenza il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, la Vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, la Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, il Presidente della RAI, Marcello Foa. Vorrei per prima cosa dire grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione, alla produzione e alla diffusione di Figli del Destino. Grazie per aver avuto l'intuizione di realizzare un docu-fiction che, partendo dal punto di vista dei bambini, offre a tutti la possibilità di approfondire una delle più gravi e inaccettabili tragedie della storia dell'umanità. Grazie alla RAI, la principale industria culturale del Paese, che attraverso questa produzione nobilita la funzione di servizio pubblico. Grazie Presidente. E anche per la disponibilità dimostrata nel dare vita a questa presentazione alla vigilia della Giornata della Memoria, che ha per il Senato della Repubblica una grande importanza. Grazie a Liliana Segre, a Lia Levi, a Tullio Foà e a Guido Cava, protagonisti loro malgrado delle quattro storie che simboleggiano tutte le sofferenze e tutte le atrocità che hanno patito gli ebrei prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ad oltre 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali, che sarebbe più corretto chiamare leggi razziste, abbiamo il dovere di combattere contro un nemico che non spara, non rastrella, non uccide, l'oblio. Un nemico che però non possiamo e non dobbiamo sottovalutare mai per nessun motivo. La perdita della memoria può infatti rappresentare un rischio enorme, un rischio che tra omologazioni e semplificazioni può far sembrare lontani e non riproducibili gli eventi che hanno insanguinato il XX secolo. Messo in dubbio le stesse basi della civiltà occidentale, oltraggiato il senso stesso della vita umana. L'antisemitismo è un mostro che si nutre di pregiudizi velenosi e di falsificazioni presentate come verità. Va respinto sempre e comunque.
La libertà, la democrazia, l'uguaglianza sono valori che non possiamo mai dare per scontati. Sono il lascito di chi ci ha preceduto, saranno l'eredità da consegnare alle future generazioni. Tra gli insegnamenti del Novecento, che dobbiamo sempre tenere vivi, c'è il ruolo insostituibile della conoscenza, del sapere come antidoto all'odio e all'intolleranza. Per questo è giusto ed è importante trovare sempre nuove chiavi narrative e nuove forme di comunicazione per raccontare quello che è accaduto, quello che non deve accadere mai più. Nella Roma distrutta del dopoguerra, la comunità ebraica fu la prima a compiere ogni sforzo possibile per riaprire le scuole. Subito, prima possibile, prima delle case, prima dei luoghi di preghiera o di lavoro, perché solo la conoscenza può salvarci dai corsi e ricorsi della storia, solo tramandare ai giovani la memoria può mettere al riparo la nostra civiltà. Ma come si è potuti arrivare a tutto questo? Com'è stato possibile? Quante volte abbiamo ascoltato questi interrogativi e quante volte ci siamo interrogati su come il nostro Paese abbia potuto conoscere una fase così buia, una così totale perdita di amore e di rispetto per la vita. Proprio in questa sala, qualche mese fa, abbiamo presentato una raccolta di provvedimenti e testimonianze sulle leggi razziali, promossa dal Consiglio Superiore della Magistratura. In quelle pagine ci si è interrogati anche sul ruolo dei giuristi, sia magistrati che avvocati, rispetto a quell'enorme violazione dei diritti fondamentali perpetrata non solo con le leggi razziste, ma anche con ulteriori dettagli contenuti in circolari, disposizioni regolamentari e atti di vario tipo. Ci fu un consenso e ci fu una diffusa indifferenza, come nel resto della società italiana. Un'indifferenza che non può essere taciuta, anche in considerazione delle tappe che portarono il regime fascista a sviluppare la propria strategia antisemita e che solo in parte può essere bilanciata da chi, sacrificando carriera, onori e spesso anche la vita, seppe contrapporsi al fascismo. Se nell'estate del 1938 il censimento degli ebrei italiani era ancora formalmente giustificato con necessità di carattere amministrativo, in poche settimane prende corpo quella che è stata giustamente definita una vera e propria persecuzione giuridica. Si inizia con il bloccare le assunzioni degli ebrei, si passa poi ai licenziamenti e si arriva infine all'espulsione dalle scuole, alla cacciata dal territorio nazionale degli ebrei non italiani e alle misure oltraggiose in ambito sociale, economico e culturale. È l'ora più buia per l'Italia, per Benedetto Croce, il frutto di un'intolleranza che costituiva la più completa negazione degli ideali di libertà e di umanità. Il passaggio da una persecuzione sancita dall'ordinamento alla persecuzione delle vite sarà ormai solo una questione di tempo. Migliaia di donne, uomini e bambini non torneranno più in Italia, traditi da quello stesso Stato al quale non avevano mai fatto mancare il proprio contributo. Complessivamente saranno 1,5 milioni i bambini vittime della Shoah, picchiati, schiavizzati, costretti a vivere tra atroci sofferenze, usati come cavie, tolti dalle cure dei genitori in quanto invisibili, inutili, non previsti. Come non previsto era il futuro del popolo ebraico. È difficile trovare le parole per descrivere un simile abominio della storia, così come è stato difficile per i sopravvissuti raccontare al mondo quello che avevano sofferto, e troppi hanno preferito non sapere quale orrore era stato compiuto. Le parole di Primo Levi descrivono meglio di qualsiasi altra cosa quello che successe. Sarà bene ricordare a chi non sa e a chi preferisce dimenticare che l'Olocausto si è esteso anche all'Italia, benché la guerra volgesse ormai alla fine e benché la massima parte del popolo italiano si sia mostrata immune al veleno razzista.
Se negli ultimi anni anche nel nostro Paese sono state superate quelle barriere culturali e psicologiche che purtroppo per troppo tempo hanno impedito una reale e approfondita analisi su quanto accaduto, una parte rilevante del merito va ascritta anche alle sempre più vive ed efficaci forme di divulgazione, ma delle stesse forme di divulgazione può purtroppo servirsi anche l'antisemitismo. Opere come il docufilm che presentiamo oggi ci dimostrano la capacità del cinema e delle arti di scuotere le coscienze grazie a rappresentazioni e narrazioni che non fanno sconti alla verità. Quella verità che non può però essere ignorata o dimenticata. Conoscere ciò che è successo è un imperativo morale che soprattutto grazie alle testimonianze di chi ha patito il male è il principale insegnamento per tutti noi, non solo per le nuove generazioni. Abbiamo e avremo sempre un dovere. Mai più odio razzista, mai più indifferenza, mai più antisemitismo. Vi ringrazio. Prende ora la parola il presidente della RAI, Marcello Foa. Buongiorno a tutti, io ringrazio di cuore il presidente Casellati per aver preso questa bella iniziativa di mostrare a voi in anteprima quella che non è la versione integrale dei Figli del Destino, ma è una versione ridotta per motivi di tempo anche vostro, visto che sono giornate molto intense qui al Senato. Il Presidente Casellati ha detto una frase molto bella: bisogna trovare sempre delle forme nuove per mantenere desta l'attenzione su quello che è stato un grande dramma dell'umanità. E il rischio della Shoah, di ricordare la Shoah, è che possa essere banalizzato. Quando diventa una ricorrenza rituale, sappiamo cosa accade nella mente umana. Si ascolta, ma non si ascolta davvero. Entrano le notizie, entrano e escono, le impressioni escono e entrano, i valori entrano ed escono. E invece in questo caso, questa docufilm di cui io in realtà non ho merito di Tini Andreatta, responsabile di Rai Fiction, che l'ha voluta e l'ha prodotta assieme a Red Film, se non ricordo male, ci dà un'altra visione, ci dà un'altra prospettiva molto bella, molto intensa, molto autentica, quella del bambino. E questo è bellissimo perché il bambino ha uno sguardo fresco, innocente, non conosce il male degli adulti. E attraverso questo docufilm noi avremo queste belle testimonianze di quattro bambini, una è molto famosa, fortunatamente famosa, la senatrice Liliana Segre, gli altri tre meno. Ma avremo modo anche di imparare una cosa molto bella, cioè l'umanità di tanti italiani che, correndo rischi personali elevati, non hanno avuto esitazione nel salvare dei bambini, nel salvare delle famiglie e molto spesso senza sapere chi fossero questi italiani autentici eroi. Io sono stato a Gerusalemme nello scorso ottobre e sono rimasto colpito al Museo dell'Olocausto nel sentire alcune testimonianze di ebrei italiani che erano bambini ai tempi dell'Olocausto. In particolare c'era un signore che diceva: io sono stato salvato da una famiglia qui a Roma e ancora oggi piangeva mentre lo raccontava. Non so chi sono queste persone. La cosa più bella che io vorrei fare nella mia vita è dirgli grazie e non potrò mai farlo perché non saprò mai chi sono quei signori che qui a Roma gli hanno detto: non andare lì perché è in corso un rallentamento, vai di là, vai in quel convento che lì ti accoglieranno. E lui con la sua sorellina andò e si salvò. E queste sono storie bellissime. Allora, da questo docufilm ci permette di riconciliarci in maniera positiva con queste storie che onorano l'Italia, secondo me, e che soprattutto ci invitano a mantenere alto il valore non solo della resistenza agli orrori della persecuzione razziale, antisemitica, ma anche il valore di chi ha il coraggio di compiere gesti eroici senza aspettarsi ricompensa alcuna. Ecco perché credo che sarà una bella testimonianza quello che andremo a sentire adesso, che ha
la tensione narrativa della fiction, ma anche accompagnata anche da testimonianze vere, che è il frutto di una collaborazione molto bella. Questa produzione è stata possibile grazie al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all'Istituto Luce, Cinecittà, Rai Tech, al Museo dell'Olocausto di New York, all'Università di Pisa, che ha dedicato un intero programma a queste tematiche. Ecco, per cui credo che sia uno sforzo corale. Io mi auguro, ovviamente, in quanto Presidente della RAI, che sia di vostro gradimento che stasera un pubblico il più possibile ampio possa beneficiarne e possa spegnere il televisore a tarda sera, dopo aver visto tutta la programmazione RAI naturalmente, con il cuore più leggero e con una sensazione di fiducia nella vita, nei valori più belli, più alti della nostra convivenza. Vi ringrazio e vi auguro buona visione. Viene ora trasmesso un videomessaggio della senatrice Liliana Segre. Buongiorno a tutti, io ringrazio la Presidente Casellati e i miei cari colleghi e colleghe. Sono molto emozionata a sapere che al Senato viene presentato questo bellissimo docufilm che ricorda avvenimenti molto tristi dell'Italia di un tempo e risaltano particolarmente fra queste storie di bambini di allora le storie dei bambini fortunati, di quelli che hanno incontrato persone caritatevoli, che hanno incontrato persone che li hanno voluti aiutare, persone che hanno fatto la difficile scelta, perché era molto difficile allora scegliere di aiutare gli ebrei. E la mia storia, molto più triste, di una ragazzina, anche lei colpevole solo di essere nata, espulsa dalla scuola fino ad arrivare ad Auschwitz. Io vorrei che le mie colleghe e i miei colleghi senatori in quest'ora di proiezione si mettessero nei panni di loro stessi piccoli e cercassero di capire che cosa vuol dire essere espulsi dalla società quando nessuno ti vuole e che per starti vicino ci vuole molto coraggio. È un'impresa per la quale ringrazio molto il produttore. E il coraggio in questi tempi duri di mostrare come si può essere generosi e essere salvati dalla generosità di qualcuno. Grazie per l'attenzione. Ha ora inizio la proiezione di una versione adattata del docufilm Figli del Destino.